numero 106. Il relatore, senatore Augussori, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego. Un po' di silenzio, per cortesia, abbiamo iniziato i lavori. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. Il disegno di legge numero 604 reca una proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo con la legge 106 del 2016 per la riforma del terzo settore, con riferimento alla possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive. In particolare, la legge, entrata in vigore il 3 luglio 2016, prevede un termine di 12 mesi per l'esercizio della delega, concernente in particolare la revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, la costruzione e definizione di un codice del terzo settore, la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e di servizio civile. In attuazione della delega, per l'esercizio della quale la legge indica i principi e i criteri direttivi, sono stati adottati i decreti legislativi numero 111 del 2017 riguardante il 5 per 1000, il numero 112 del 2017 in materia di impresa sociale e il numero 117 sempre del 2017 recante il codice del terzo settore, pubblicato quest'ultimo in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017. La legge delega prevede che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, il Governo possa adottare, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. In particolare, con riguardo al decreto legislativo in materia di codice del terzo settore, risulta ancora in corso l'iter approvativo del relativo decreto integrativo e correttivo. Nello specifico caso del codice del terzo settore, la delega al Governo scadrà il prossimo 3 agosto e il Governo stesso, prima di procedere, è tenuto ad attendere, tra gli altri, l'espressione del parere della prima commissione prevista entro il giorno 21. Tuttavia, l'assegnazione in commissione è tuttora con riserva, in quanto non è ancora pervenuto il preventivo parere del Consiglio di Stato e pertanto l'espressione del parere in questione è stata forzatamente procrastinata quantomeno al prossimo 24 luglio. Un lasso di tempo di soli 9 giorni appare insufficiente per provvedere al recepimento nel decreto integrativo e correttivo delle numerose richieste pervenute nel corso delle 36 audizioni avvenute e che presumibilmente saranno richiamati nel parere stesso. Pertanto, alla luce dell'ampiezza e della complessità delle questioni disciplinate dal decreto legislativo, nonché dalla necessità di tenere conto in modo adeguato dell'esperienza maturata nel frattempo, appare opportuno ampliare il termine per l'esercizio della delega per l'adozione dei decreti integrativi e correttivi, portandolo da 12 a 16 mesi. Rispetto al termine di 18 mesi previsto dal testo originale del DDL 604, si è provveduto già in fase di esame in commissione a ridurre la proroga da 6 a 4 mesi, che in realtà saranno 3, essendovi compreso il mese di agosto, con il preciso intento di rispettare e soddisfare la volontà delle istituzioni e delle associazioni di settore che hanno chiesto di apportare modifiche al decreto correttivo, di farlo in fretta, ma soprattutto di farlo bene. Grazie Presidente. Grazie, senatore.